Cristo risorto! Buona giornata carissimi fratelli e sorelle. In questo giorno proclamiamo che Dio è con noi e al nostro fianco e ascoltiamo adesso la buona notizia che ci viene data dal Vangelo secondo Luca, capitolo 17, versetti 20-25. In quel tempo i farisei domandarono a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà: eccolo qui, oppure eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: eccolo là, oppure eccolo qui. Non andateci, non seguiteli, perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo questa parola meravigliosa. Oggi abbiamo parole di conforto. Vanno da Gesù a chiedere quando capiremo che il regno di Dio sta arrivando. E Gesù risponde in un modo molto preciso, molto particolare, e dice: il regno di Dio è già in mezzo a voi. Fratelli e sorelle, questa è la buona notizia. Questa è la buona notizia di oggi. La notizia del Vangelo secondo Luca, che per noi oggi è uno slogan: il regno di Dio è in mezzo a voi. Quante volte ci dimentichiamo di questo fatto, carissimi? Quante volte noi ci dimentichiamo che il regno di Dio è già tra noi? Quante volte noi pensiamo: non vedo l'ora che arrivi il regno di Dio? Oppure: quanto è stato atteso, quanto è stato aspettato? Ma, fratelli e sorelle, noi lo sappiamo che il Signore è vicino. Il Signore è al nostro fianco. Il Signore è la nostra gioia. Il Signore è la nostra forza. E noi oggi vogliamo proclamare che è così. Questa è la buona notizia che non passerà mai. Dobbiamo avere, carissimi, questa coscienza che tante notizie ci verranno date, ci vengono date quotidianamente, tanti aggiornamenti anche sulla nuova ondata del Covid che c'è in Europa, che arriva in Italia. Ma fratelli e sorelle, la notizia più importante è che il regno di Dio è già in mezzo a noi. Questa è la notizia che nessuno potrà mai ostacolare nella nostra vita. Questa è la notizia valida già da 2000 anni. Questa è la notizia più importante di tutte le altre. Questa è la notizia, e direbbe San Paolo, è la vittoria che ha vinto sul mondo. Cioè, Dio è l'Emmanuele. Queste sono le parole profetiche prima della nascita di Gesù. Sarà chiamato Emmanuele, il Dio con noi. Ma Gesù stesso, prima di ascendere al cielo, ha detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi io vi invito oggi, carissimi amici, ad aprire gli occhi e a proclamare con la nostra bocca: Gesù, grazie perché tu sei vivo. Gesù, grazie perché tu sei nella mia vita. Gesù, grazie perché il tuo regno è in mezzo a noi. Ma quante volte noi, fratelli e sorelle, ci lasciamo distogliere lo sguardo e distrarre da tante altre notizie cattive, brutte. Dio è in mezzo a noi. Oggi lo voglio continuare a ripetere in tutto questo commento, perché abbiamo bisogno di sentire l'unica buona notizia che allieta questo giorno. Come vedete qui,
Strona oggi un po' piovigina, il tempo è autunnale, malinconico, ma di fronte a questo la nostra fede ci fa guardare diritti verso Dio, ci fa sollevare il nostro sguardo e dire: Signore, grazie, grazie perché oggi Tu regni nelle nostre vite, grazie Signore Gesù perché Tu sei venuto, perché noi avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza. Grazie Signore Gesù perché oggi viene ad aprirci gli occhi. Signore, io voglio fissare il mio sguardo su di Te. Io voglio proclamare che Tu cammini con me, che Tu non mi hai mai abbandonato, che non hai mai distolto il Tuo sguardo dalla mia vita. E quando ero nei problemi, quando ero in una valle oscura, Tu non mi hai mai abbandonato. Il Tuo bastone e il Tuo vincastro si fanno sentire vicino a me, Signore, perché Tu come buon pastore non mi abbandoni mai. Sei sempre al mio fianco, anche quando io fuggo da Te, anche quando io scappo. Tu sei con me, Tu mi rincorri, Tu mi cerchi. Grazie, Signore Gesù. Grazie per il dono del Tuo amore, della Tua misericordia. Signore, io Ti chiedo, soprattutto oggi, donami di sperimentare il Tuo regno in mezzo a me. Donami di sentire che già Tu ci sei, di sentire che in ogni ambito della mia vita, in ogni area della mia vita, dovunque io andrò oggi, dovunque io sarò oggi, Tu non mi abbandonerai. Signore, Spirito Santo, metti un sigillo dentro il mio cuore, metti questa certezza che Tu sei vivo, che Tu sei risorto, che Tu hai sconfitto ogni male nella mia vita e Tu regni. E io Ti benedico, Signore. Io Ti ringrazio, Signore, perché davvero Ti prendi cura di me, della mia famiglia e della mia casa. A Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Cari amici, che il Signore vi benedica. Come sta scendendo qui a Strona una pioggia abbondante di benedizione, così scenda su di voi in questa giornata la pioggia dello Spirito Santo che vi fa sperimentare l'amore di Dio. Grazie che mi avete accolto, buona giornata, a domani, ciao! Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre. Rende giustizia agli oppressi. Dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.